Dopo 2 anni di lavoro, oggi inauguriamo e apriamo questa nuova area verde alla cittadinanza di questo quartiere, un'area che da tempo era aspettata e soprattutto non si vedeva l'ora proprio di poter accedere a quest'area che ha una veste completamente nuova. La riapertura era attesa ormai da tempo, tanto che i residenti nei mesi scorsi avevano anche organizzato sit-in di protesta. Adesso finalmente è stato restituito alla cittadinanza il parco pubblico di via Giovanni Acuto, un'area di 19.000 metri quadrati completamente recintata. L'investimento ammonta a 2 milioni di euro completamente finanziati dal bando per la rigenerazione urbana e la riqualificazione delle periferie. Comprende attività sportive all'aperto, abbiamo dei nuovi campi da calcetto, un campo da basket, delle attrezzature per i più piccoli e per i più grandi e per le attrezzature sportive all'aperto. Quindi un'area che verrà vissuta in maniera completamente diversa rispetto a quello che era prima, anche l'attenzione che i cittadini ci mettevano. Era un'area verde, semplice, che oggi ha molti servizi, abbiamo anche appunto un servizio di ristorazione gestito da un privato, un'area verde che sarà pubblica, è aperta tutto al pubblico e quindi gestita come tutti gli altri parchi del comune, che però sicuramente avrà una veste nuova in un quartiere che aveva necessità di questi spazi. L'area è anche inclusiva ed accogliente, è infatti priva di barriere architettoniche e al suo interno comprende percorsi tattili di nuova generazione per i ipovedenti. Credo che sia una buona risposta alle esigenze della città e quindi dei cittadini, soprattutto di Pescaiola, di San Donato, di Tortaia. Questa è un'area verde baricentrica, piena di servizi, usufruibili da tutte le categorie, diciamo, di persone. I campi da calcetto, gli spogliatoi e il punto ristoro sono stati infine affidati a seguito di un apposito bando ad un gestore privato che ne permetterà lo sviluppo. Il resto dell'area invece rimane ad uso pubblico e a disposizione per tutti i cittadini. Cercheremo di fare il nostro meglio, di presentarsi il meglio possibile anche per i signori qui intorno della zona che ci hanno sostenuto e ci hanno dato, insomma, dell'appoggio morale. È solamente l'inizio in questo posto.